l'arte di Giampaolo Talani in mostra alla loggia del Piazzale Michelangelo a Firenze. Disegni e opere miste che formano un percorso artistico di grande originalità. In occasione dell'apertura della mostra abbiamo incontrato il maestro che ci ha rilasciato una lunga intervista. Una mostra a sorpresa di cui sono stato informato io all'ultimo momento, però piacevole, una piacevole sorpresa. È successo semplicemente che un gruppo di collezionisti di mie opere grafiche, soprattutto disegni acquarellati, carboncino, pastellati, hanno deciso di dedicarmi questa mostra. Non è che mi hanno informato. Non solo, hanno deciso anche di farmi una sorpresa ancora più piacevole, direi meravigliosa, cioè di far presentare questa mostra e farla tenere a battesimo, io credo, dal personaggio più illustro nel campo, diciamo, della sovrintendenza artistica di Firenze, che è la dottoressa Cidini. Per cui la dottoressa Cidini ha scritto un testo per questa mia mostra, io non sono stato informato da nessuno e appunto, ripeto, destabilizzante, ma poi c'è un motivo di grande soddisfazione e orgoglio, e quindi ringrazio gli amici della loggia e tutti quelli che hanno voluto questa mostra di disegni. Ci sarà il Festival della Creatività. Con lei presente, ci può parlare delle sue opere, cosa porterà, cosa esporrà? Ma il festival mi ha chiesto di portare la medesima installazione che mi chiese a giugno la città di Berlino per aprire le commemorazioni dei 20 anni della caduta del muro. Io ho fatto volare, tra virgolette, una 50-80 ombrelli sul muro di Berlino, cioè da est a ovest, da ovest ad est, nel concetto di libertà. E assieme agli ombrelli ho portato una grande statua di marinaio di circa 3,5 metri, ritenendo che Berlino è la città più marinara dell'Europa, perché è la nave che ci sta portando, diciamo, il centro dell'Europa, ed è una città in continuo cambiamento, quindi che naviga molto di più verso il futuro adesso, finalmente con la caduta del muro, è da 20 anni della caduta del muro, che naviga molto, molto di più di qualsiasi nave reale. Ci può dire quando è stato in Germania? Sono tornato dalla Germania credo 24 ore fa, perché ho inaugurato una mostra a Berlino, appunto, che la città di Berlino ha voluto dedicarmi per omaggiare, per farmi un omaggio, diciamo, di questa installazione che così tanto successo ha avuto a giugno. A proposito di installazioni, lei è anche scultore. Io sono scultore, come si può dire, sono stato negli ultimi anni piacevolmente obbligato e forzato alla scultura, e tutto è cominciato un paio d'anni fa quando il comune di Firenze, dedicandomi la mostra a Palazzo Vecchio, si associò assieme agli Uffizi, i quali mi proposero di esporre una scultura alla loggia degli Uffizi. Io, che non facevo scultura da circa 30 anni, forse di più, ai tempi del liceo artistico, naturalmente la proposta era troppo, lusingava troppo, non si poteva rifiutare. Ho ripreso, diciamo, in mano gli arnesi del mestiere dello scultore e realizzai questa scultura di circa 3,5 metri, che poi è stata collocata per alcuni mesi al Piazzale degli Uffizi. Da qui la richiesta del nuovo porto di San Vincenzo, che si inaugurerà il prossimo maggio, un porto molto bello, molto grande, turistico. San Vincenzo mi ha chiesto di creare un simbolo per il porto e per il paese. Il simbolo sarà una grande scultura di 7 metri, ancora un marinaio, che sarà collocato, credo, sullo scoglio principale di entrata al porto. Palazzo Te, Mantova, è un bellissimo palazzo. Sembra che lei sia stato chiamato per lavorare in questa bellissima città. Cosa porterà? Sembra, appunto, adesso è tutto in embrione, se ne sta parlando. Io sinceramente sto un po' rallentando anche la cosa, perché ci sono tante cose da fare ancora, e adesso ripeto, il progetto più grande adesso è l'evento San Vincenzino con la scultura per il porto. Si sta parlando di Palazzo Te, vediamo cosa succede e se sarà. Cosa dice ai fiorentini stasera?
Ma io a Firenze ho da dire poco e sempre le solite cose, ho soprattutto da ringraziare questa città, perché non è vero che poi Firenze, è vero che è difficile, ma non è vero che sia impossibile e non è vero che sia così avara. Io ho sempre detto che a me Firenze ha dato tutto, si può dire, quindi con l'amore che ho sempre avuto per questa città e per i fiorentini c'è poco da dire, grazie Firenze, come ormai credo da tanto tempo vado dicendo. Grazie.